Riz, 90 minuti ben giocati da parte di una squadra che sta bene in campo, capace anche di regalare oggi sprazzi di bel calcio. Sì, praticamente loro sono una squadra abbastanza compatta, hanno 25 punti, noi eravamo in una situazione abbastanza critica in classifica, e ora stiamo risalendo pian piano con l'aiuto di tutti i dirigenti e l'allenamento fa tanto. Una squadra che risultati alla mano sta mostrando importanti margini di miglioramento. Sì, pian piano ci stiamo riprendendo tutti, gli infortunati stanno di nuovo reinserendo nella rosa, fino ad arrivare, speriamo di arrivare nei playoff. Orlando, 90 minuti complicati per una Virtus Ispica che, seppur la squadra abbia cercato con insistenza di rimettere in piedi una partita un po' complicata, non è riuscita ad evitare la sconfitta. No, noi abbiamo subito un tiro in porta, quindi questo bisogna dirlo. Abbiamo subito un tiro in porta, tra l'altro sul calcio piazzato abbiamo subito gol, quindi tutta questa pressione di raddrizzare una partita l'abbiamo avuto, diciamo, subito dopo il gol, quindi gli ultimi 10 minuti. Io penso che prima, per quello che noi potevamo fare, abbiamo fatto, abbiamo controbattuto palla su palla all'avversario, in certe occasioni ci siamo riproposti, certo ci è mancato un po' di lucidità nella crescita della squadra, nella costruzione appunto di qualche azione da gioco, però la squadra è stata in campo, ha tenuto il campo. Il rammarico è che appunto su un calcio piazzato, su un colpo di testa, secondo me facile, di facile lettura, abbiamo subito il gol. Ripeto, per noi non era una partita difficilissima da affrontare, ma si sa che Scicli non lascia niente all'avversario, quindi abbiamo cercato di essere in partita fino all'ultimo. Mi dispiace per il risultato acquisito, ma pazienza, insomma, si interrompe una serie positiva che durava da 5 giornate, 4 vittorie e un pareggio. Vabbè, ma il nostro campionato è quello di ben figurare. Oggi magari abbiamo figurato poco, ma da qui alla fine del campionato credo che la Virtus raggiungerà i suoi obiettivi. I suoi obiettivi sono principalmente quello di mettersi insieme a questo gruppo di squadre che stanno lottando per le prime posizioni. Noi abbiamo le qualità e le possibilità di poterlo fare. Manenti, secondo successo di fila per Scicli, al termine di una gara a tratti sofferta, ma alla fine meritata per quanto visto oggi in campo. Meritata sì, però oggi non abbiamo fatto una bella prestazione, anche per merito della squadra avversaria, perché una buona squadra ci ha messo in difficoltà, si poteva soltanto vincere con un o noi o loro con una, visto, su una palla da fermo, quindi ci siamo riusciti noi a metterla dentro e abbiamo vinto la partita. È un filotto di 3 partite che facciamo il risultato, fa bene al morale dei ragazzi, finalmente hanno trovato un po' di tranquillità e andiamo avanti così. Io spero di recuperare anche qualche infortunato, perché sai che c'è stato Peppe Lachina che è 2 mesi fermo, ancora abbiamo Enrico Assenza infortunato, qualche squalifico, ora forse si è fatto male anche Giorgio Voi, quindi siamo sempre là. Insomma, stiamo recuperando un po' di terreno, dai, il Pescicle è sempre vivo.